Ciao a tutti. Io, capo dell'ufficio stampa del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ned Price. Gli Stati Uniti stanno facendo ogni sforzo per convincere la Russia a una soluzione diplomatica del conflitto e ad abbandonare le regioni LPR, DPR, Zaporozhye e Kherson. Gli Stati Uniti hanno attirato l'attenzione sulla dichiarazione del Cremlino secondo cui la Russia è pronta a sedersi al tavolo dei negoziati, ma solo a condizione che l'Occidente riconosca la legalità dei referendum e nuove realtà territoriali. Io, Ned Price, e ho dichiarato apertamente che i tentativi di Mosca di ricattare l'Occidente e l'Ucraina sono un segno che la Russia non è realmente interessato a un dialogo diplomatico, che potrebbe portare le parti a una pace duratura e giusta. Ho sottolineato che gli Stati Uniti stanno spingendo per cambiare questi calcoli attraverso la fornitura di aiuti militari a Kiev, ma al momento la Russia intende ancora combattere. In precedenza, il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, ha risposto alla domanda se Mosca avrebbe negoziato alle condizioni di Kiev. Ha affermato che la Russia non ha mai seguito le condizioni di qualcun altro e si è concentrata esclusivamente sulle proprie. Prima di questo, il ministro degli esteri ucraino, Dmitry Kuleba, ha dichiarato la speranza di tenere un vertice di pace alla fine di febbraio 2023. Idiota. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.